Fare questa verifica penso che prenda poco tempo, in 5 già, minuti. Guardi, la verifica gli uffici l'hanno già fatta perché credo che la stanno rifacendo. La premessa è che noi come Camera, non noi, non possiamo che fare riferimento al messaggio che ci arriva dal Senato. Quindi il messaggio che è arrivato dal Senato è quello che noi abbiamo nei fascicoli. Adesso stiamo verificando se c'è un'incongruità tra il messaggio arrivato dalla Camera e quello che effettivamente, e dal Senato, scusi, e quello che effettivamente il Senato ha approvato. Però il testo del Senato è quello che ci è stato mandato, quindi dovrebbero nel caso essere il Senato a modificare il messaggio che ci viene inviato. Quindi, ok, comunque ha fatto bene a fare questa segnalazione, adesso verifichiamo. Mi pare che la sua osservazione fosse sull'articolo 2, vero? Ecco, allora intanto magari sentiamo i pareri, sì, darei la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, onorevole Rampi, penso, no? Allora, i pareri sono i seguenti. Io li do su tutti, poi dopo iniziamo dall'uno e arriviamo al 2. Li deve dare sull'articolo 1. Allora, i pareri sull'articolo 1 sono per l'1.1 e per l'1.2, caloroso invito al ritiro, se no parere contrario. Dico così perché è un tema che abbiamo già discusso in commissione, che avevamo, a mio parere, trovato una quadra. Su tutti gli altri sono pareri contrari secchi. Grazie. Onorevole Brescia. Allora, 1.1 favorevole, 1.2 favorevole, 1.3 favorevole, 1.4 favorevole, 1.6 contrario, 1.5 favorevole e basta. Ce n'è un aggiuntivo, 1.01 Borghesi. È sempre nel fascicolo, pagina 3. Ah, questo qui, 3. Contrario, contrario. Contrario, ok. Bene, allora, Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora passiamo.